essere veramente, non diamo il senso di quello che vuol dire amministrare la comunità, se poi alla fine i problemi devono essere soltanto ma l'approvazione in giunta rappresenta un passaggio, io dico, parliamo di sostanza, già l'assessore Cori l'ha detto, noi siamo arrivati qui a inizio di luglio, la scuola centrale, che a Frascati aveva 4 cantieri aperti sulle scuole, c'era un cantiere di facimento dei tetti di un'ala dell'edificio che doveva finire ad aprile e non era ancora partita. Era in corso il rifacimento delle punteggiature interne degli ambienti, parliamo di luglio, quindi in mese di inizio delle scuole. C'era un impianto antincendio che doveva essere ultimato a settembre del 2016 e ancora era carissimo amico. C'erano 5 stanze inagibili perché stavano fuori dalle prese. Bene, questa versione c'è stata sottoposta all'epoca degli uffici e in parte è stata utilizzata per fare veramente 5 pavimentazioni di ave, quindi 5 ave, con il cantiere aperto anche nel 1900, non facevano partire l'anno scolastico. Quindi un intervento necessario e urgente, già realizzato. Il resto, circa 25.000, 30.000 euro per quello, se non parlo, 50.000 euro. Erano destinati e sono destinati, a breve verranno comunque iniziati i lavori per ripristinare il tetto della sigla di quella è una storia che si trascina da anni, lì vengono messi dei pannelli solari che danneggiano il tetto e quindi ci sono delle infiltrazioni che rendono inagibili anche gli spazi. Questa amministrazione ha deciso di contattare l'ufficio legale di agire in azione risarcitoria nei confronti di chi ha fatto il danno, ma di surrogarsi nell'esecuzione dei lavori, perché se aspettiamo che chi ha fatto danno venga a fare i lavori, non sappiamo come li farà e soprattutto non verrebbero mai fatti, visto che sono passati forse 3 anni da quando dovevo fare qualcosa di buono, perché i pannelli solari sul tetto abbiamo danneggiato la struttura comunale. Quindi sono state fatte le relazioni del caso, si agiranno nei confronti della ditta che ha fatto il danno e quei soldi servivano per sistemare, adesso partiranno i lavori, il tetto della signorina. Allora, possiamo fare di tutto, possiamo anche esosare sull'impegno preso fino e preso dopo. No, questi sono soldi che sono stati spostati da manutenzione dei edifici scolastici a manutenzione delle scuole, erano lavori indifferibili. E solo grazie a questo e grazie all'infine che abbiamo fatto anche le lavori delle aziende che si dovevano sistemare l'impianto antincendio che poi finalmente il 30 agosto è stato ordinato dopo sono partite le file dell'amministrazione. Quindi se vogliamo essere amministrati, se vogliamo confrontarci, scendiamo da questo livello formale. Allora andiamo sulla sostanza delle cose, questa è una variazione necessaria e vivo anche il consigliere Pintela a rivalutare con un'astensione piuttosto che di fronte a alcuni interventi che erano necessari per far partire l'anno scolastico, per eliminare i danni che hanno fatto terzi, per ripristinare qualcosa che qualcuno non è riuscito a ripristinare, perché si inizia dal letto e lo fai e mandiamo le lettere, mandiamo le cose e tanti ragazzi vivono mezzo alla quando fine, nella sinonia. Allora questa non è il modo in cui mi piace amministrare, salvaguardiamo gli interessi dell'ente, perché l'ufficio legale ha già mandato per agire nei confronti della ditta che ha fatto il danno e recuperare tutti quei 50, 60 che spenderemo per destinare la copertura del sinonito. E quindi riconosciamo un po' dal formalismo, sempre niente. Questa è una delibera di giunta assunta all'urgenza perché c'era necessità di fare questi lavori. Sono stati fatti già per buona parte. Per gli altri, se non c'erano le somme sul capito, non si potevano neanche andare a fare gli avvisi pubblici e andare a cercare la ditta che facesse l'intervento. Oggi stanno ancora qui a pensare di destinare queste somme, a pensare di avere anche 2 mesi di andare a fare i lavori con la stagione finale che sta arrivando e quando comincia a piovere c'è l'acqua, come si vede dal punto di vista. Allora forse quando parliamo di urgenza, parliamo di altri che vengono assenti, non è che non c'è nessuno qui che vuole prevaricare i diritti di quest'Aula, ma c'è qualcuno che si preoccupa di fare le cose. Allora scendiamo sul livello di confronto serio, informiamoci su quali sono le azioni che vengono compiute, gli effetti delle azioni che si compiono, confrontiamoci su quello, cosa diventa un esercizio dialettico qua, dove stiamo a fare tutti i professori di diritto, serve anche quello, perché noi legittimamente anche un'altra cosa, se qualcuno ha dei dubbi lo faccia, noi non ce ne abbiamo, pensiamo di aver fatto una cosa giusta, una cosa che è servita, confrontiamoci su questo.